Sono partiti da una pietanza tutto sommato abbordabile come la panzanella per planare sul più impegnativo guazzetto con il quale il baccalà va a nozze, accompagnati da quattro chef dell'Unione Regionale Cuochi Marche, guidati al presidente Luca Santini, una quindicina di detenuti della Casa Circondariale di Marino del Tronto hanno partecipato a un laboratorio dimostrativo di cucina. Torna nel carcere di Ascoli perché noi non li lasciamo, nel senso che abbiamo iniziato un percorso che è cominciato con l'orto e l'orto adesso sta crescendo, mi dicevano poi andremo a vederlo e che prosegue con questo protocollo che noi abbiamo sottoscritto con l'Unione dei Cuochi delle Marche che gratuitamente è venuta qui ad insegnare ai detenuti dei nuovi piatti. I detenuti si cucinano da soli e quindi la cucina è un po', diciamo, povera dal punto di vista della fantasia. Invece oggi ci sarà l'opportunità di fare uno show cooking tutto per loro e io credo questo sia importante, anche questo è agricoltura sociale. Ci troviamo nella cucina del carcere, come vedete ben attrezzata, con i nostri chef interni, ma soprattutto con gli chef che oggi sono disponibili a stare con noi nel pomeriggio. E io devo ringraziare Anna Casini, con cui ci ha permesso di costruire ormai questo rapporto molto stretto di collaborazione con la Regione Marche. E la giornata di oggi si raccorda, diciamo, all'orto sociale che abbiamo già impiantato, realizzato. La giornata di oggi in particolare tende a migliorare il vitto interno che i detenuti preparano per tutti quanti. E poi, siccome qualcuno di loro ha già maturato, diciamo, una vocazione per la vita futura, c'è chi vuole fare il pasticcere, c'è chi vuole fare il pizzaiolo, chissà che anche da oggi nasca qualcosa di buono, insomma, per il loro futuro reinserimento. Cucino qua per la cucina dei detenuti da 3 anni circa. Mi trovo bene, abbastanza bene qua, qualsiasi roba è fresca. I prodotti sono buonissimi. Finiamo la pena e poi andiamo a casa. Mi chiamo Claudio, è la prima volta in galera. E ho cominciato il lavoro qua in cucina perché mi è piaciuto sempre cucinarsi. Che lavoro facevi prima? Sempre aiuto cuoco. Ah, quindi è di Sì. mestiere. Quindi è di mestiere, esperto. Molto bene, adesso avremo modo di valutarti, attenzione, adesso. Sì, Forza, forza, forza. ci troviamo. Noi come Unione Regionale Cuochi Marche ci siamo messi a disposizione della Regione per diverse iniziative, tra le quali questa. Crediamo che sia innanzitutto un onore essere a disposizione della nostra Regione, cui teniamo tanto, e in questo caso direi ha un valore aggiunto in più. Dobbiamo sempre in un qualche modo farci una domanda e darci una risposta. Credo che sia un dovere civico di ognuno di noi dare un piccolo contributo nel mondo in cui viviamo. E quindi questa secondo me è un'ottima iniziativa che dobbiamo assolutamente continuare a promuovere in tutta la regione.